Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epocal Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epocal Spa, visita il nostro sito www.epocalspa.com. Ti accompagniamo ogni giorno in ogni sfida, in ogni ostacolo, in ogni tuo successo. Siamo con te quando hai la forza di non mollare, quando il tuo obiettivo è più grande della fatica, quando testa, cuore e muscoli diventano performance, perché la strada per il successo è tutta in salita e noi la percorriamo con te. ProAction, integratori per lo sport. Amici di Sketch, ben ritrovati, puntata, diciamo così, di fine agosto, perché siamo ancora ad agosto, quindi ci diamo il beneficio delle ferie e del rientro. Pochi servizi, manderemo qualche clip di gare che da qui a poco prenderanno vita. Insomma, l'Emilia Romagna sugli scudi, su tutti, quindi facciamo un plauso agli organizzatori, fin quando gli organizzatori avranno voglia di organizzare e di metterci la faccia, ma non soltanto, anche tanto tanto coraggio. Noi oggi andiamo invece a parlare con un organizzatore, secondo me atipico, molto coraggioso, campione del mondo, e visto i momenti attuali di campione del mondo, dopo di lui c'è stato, mi pare, Fondriest, Cipollini, Bugno e Ballan l'ultimo, quindi dei tempi, diciamo così, pseudo moderni. Insomma, sono tanti anni che non possiamo fregiarci di questo titolo, e lo vedo leggermente imbiancato, la cosa mi inorgoglisce e mi anche tranquillizza. Non sono il solo a diventare vecchio, quindi possiamo anche permetterci un po' di rincoglionimento. Grazie Moreno, Argentin. Grazie Nicola, grazie dell'annuncio. Ti sei dimenticato di un mondiale, però, che è Bettini che ne ha vinto. Bettini, certo. Ma io parlo degli nuovi, dei nuovi nostri. Sì, c'è una gran mancanza, ragazzo mio. Vabbè, questa cosa vuoi? Ci sono tanti problemi che affliggono il nostro mondo e vanno, io dico sempre, vanno analizzati. Rimedi immediati non ce n'è, no. Bisogna prima analizzare dove ci sono state le falle e poi pensare con una progettualità nuova e anni davanti di poter tentare di porre rimedio, insomma. Comunque non è una scelta facile. No Moreno, però ho tolto la sfiga di Rio, che credo che comunque la vittoria, se non fosse quella maledetta caduta, sarebbe stata di Nibali a mani basse, quindi là tanta sfiga, bisogna dire la verità, però è pur vero che non si cade mai per niente, non è che si cade per caso. Per cui voglio dire, col beneficio del passato, quella è stata forse la cosa in cui l'Italia può recriminare un po' di sfiga. Sai, noi per troppi anni, sì, la sfortuna è una cosa importante, e la fortuna è sfortuna, insomma, dipende da che parte ce l'hai. Noi però ti ricordo che per troppi anni abbiamo beneficiato dei nostri campioni, in questo caso Nibali, che ci poteva mettere una pezza, ma anche se vinceva quell'Olimpiade o quel Mondiale, se non ricordo cos'era, non vuol dire che il nostro movimento è in salute, no? Lui continuava a mettere una pezza, come la mette adesso, certo. Il buon Filippo Ganna, diciamo, con le sue vittorie, tra virgolette, facili, perché è un corridore particolarmente dotato per quelle prestazioni, e quando gareggia lui sappiamo bene che non va fuori dei primi tre. Certo. Però è una pezza, noi siamo orgogliosi dei suoi risultati, ovviamente ci salva la faccia, però dobbiamo, dentro di noi, dobbiamo anche avere il coraggio di dire
che sono dei momenti sporadici. Certo, sono sporadici. Diciamo, il Rio, vabbè, era Olimpiadi, tanto per essere precisi, ma non cambia nulla, non cambia nulla. Cambia nulla. Non cambia nulla. Per, questo per il movimento. È dovuto ai campioni che ciclicamente escono e ci danno lustro, ma il merito è suo, perché hanno doti naturali, capacità, e poi sono tutti, come si può dire, atleti pagati dallo sponsor, quindi sono cresciuti grazie all'aiuto di fattori esterni. Allora, caro Moreno, siccome tu peli sulla lingua non ne hai, si dice, ognuno dice quello che vuole, io dico sempre, io quando dico, quello non ha peli sulla lingua, dice quello che pensa. È vero che anche i pazzi possono dire quello che pensano, ma noi abbiamo anche un po' l'orgoglio e anche forse un po' di presunzione di dire delle cose anche che potrebbero essere molto similari alla realtà. Io quando organizzavo, l'ultima cosa che ho organizzato per Anna May, per i bambini Farfalla, cose un po' al di fuori, ma per anni ho organizzato, a parte l'ANVI con il Giro d'Italia delle piste, le sei giorni, tu lo sai, ti ho sempre apprezzato anche quando tu venivi alla sei giorni, anche quando te ne sei andato dalla sei giorni. Mi è venuto in mente subito questo episodio. Ma guarda che tutti ti odiavano, sai, io ho fatto le locandine con Moser, Argentini, Orsted, Freuler, mamma mia, tanta roba, Clark, pezzi da 90, tu il giorno stesso prendi e te ne vai via. Questo è pezzo di storia, ragazzi. Cosa è successo? Non dirmelo, però... È meglio che non te lo dico cosa sia successo. Io lo immagino. Cioè, partire alle corse come una sei giorni e sapere già chi doveva vincere, a me mi girano le scatole, no? Cosa devo, sono qui a fare che cosa? Spero che tu devi assolvermi, perché io ero uno di coloro che comunque organizzava. Mi hai stuzzicato. Sì, hai fatto bene. No, però è stata una grandissima presa di posizione e credo che quella sia stata una denuncia importante, anche perché in effetti le sei giorni poi diventavano veramente quasi pittoresche. Vai, lasciamo perdere quello che sono stati i mali del passato. Noi vorremmo guardare le panacee del presente. Dicevo, io ho organizzato per tanti anni il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, tirandomi dietro le invidie e le cattiverie di tutti, anche degli organizzatori o delle società. Sono stato il primo che ha comprato le transenne per mettere in sicurezza 20 anni fa i 200 metri di... E invece di avere un plauso, ne ho avuto soltanto tanta melma. A un certo punto uno si stanca e molla là, perché tutti quanti erano capaci di organizzare. Dal 2013 in poi nessuno più ha organizzato quello che secondo me, e a parer mia, era veramente un fulcro di giovani promesse. Tant'è vero che tanti sono passati al professionismo, anche grazie alla Comunità Montana del Brenta, che faceva un calendario molto pieno e ricco di gare, con nomi noti, Agatto, Battaglin, insomma Bandiera, cioè innumerevoli. Non è cambiato un tubo per quanto riguarda l'invidia di coloro che organizzano ancora oggi, o sbaglio? No, hai toccato perfettamente il tema della serie, che uno parte all'inizio perché ha voglia di fare, tenta di essere utile al movimento, perché l'organizzatore credo che possa fare di tutto tranne che pensare di fare denaro. E poi ovviamente se sei bravo, che magari hai qualche idea in più, porti delle innovazioni, per esempio l'esempio delle transenne è lampante, tu già tanti anni fa hai pensato alla sicurezza degli atleti, che è la cosa numero uno che dovremmo pensare, no? E probabilmente hai attirato le invidie dei tuoi colleghi, perché dicono, ma chi crede di essere lui che poi ci obbliga a usare quelle transenne lì, ci sono maggiori costi, però non lo sanno che tu l'hai fatto perché sei anche responsabile di quell'evento là, penalmente, no? E quindi, vabbè, insomma, questo è il nostro mondo. Io l'altro giorno vedo ancora delle foto con delle corse con le transenne, visto che le hai nominate, in legno, cioè hanno solo i montanti in ferro e poi hanno le traverse, le tre barre di legno di traverso. Io, va bene finché va bene, ma quando succede un incidente dopo non succede niente. Succede, purtroppo succede, perché i responsabili
devono rispondere penalmente di quello che hanno fatto. Ma io vorrei che, no, hai ragione da una parte, vorrei che rispondessero penalmente quando succedono degli orrori dove ci sono delle vittime, esatto, un po' meno per altre cose. Mi riferisco a questo. Certo, detto questo, incidenti mortali, tutto qua. Certo, detto questo però, Moreno, ti faccio questa domanda perché sono interprete, perché la mia vita è sempre stata l'organizzare delle manifestazioni con la Sei Giorni, con la Giro d'Italia delle Piste, sono sempre stato l'interprete principale, ahimè, mi dispiace per gli altri, ma li ho sempre portato avanti con un certo successo senza mai fare né buchi né debiti e soprattutto cercando di comportarmi con onore. Riparto dal discorso della comunità montana del Brenta, perché tu dicevi io usavo le transenne e altre le corde, basta andare a vedere le fotografie di qualche decennio fa, noi le abbiamo nel nostro sito dell'Unione Ciclistica 2000 e la gente si mette là e le può anche valutare. Quello che io vorrei chiederti, e poi manderò i primi tre servizi di questa giornata, è proprio questo. Come mai quando un organizzatore si comporta bene, come poi vedremo nel tuo caso, attira più che altro le invidie anziché l'aiuto, la condivisione, fai bene, bene ti do una mano perché è giusto, anziché invece tirare e calunniare. Arriveremo al mondiale del gravel perché qua ti voglio. Perché questo tipo di cultura ancora non siamo capaci di toglierselo dai coglioni, nel senso che ho capito che il ciclismo è un era uno sport individualista, ma non si vince da soli. No, anzi, hai toccato un tema molto importante, io lo sto capendo sulla mia pelle adesso, avendo intrapreso la strada da organizzatore, e mi rendo conto. Uno dei temi, delle difficoltà che ha il ciclismo italiano è quello di fare sistema anche tra gli organizzatori. E fare sistema non vuol dire che devono farlo da soli, perché da soli non riusciranno mai, perché sono, tra virgolette, invidiosi uno dell'altro, non si guardano bene. Dovrebbe essere l'istituzione che sta sopra di noi essere in grado di creare il collante per far sì che ci sia una collaborazione, ma non nell'interesse dell'individuo, nell'interesse del movimento, perché noi ci troviamo a competere con il mondo, le nostre gare ci vengono confrontate con altre gare di altre nazioni, e se il ciclismo va a rotoli anche perché non c'è un livello qualitativo organizzativo di sicurezza e di allestimenti adeguato per far sì di poter attrare anche qui degli sponsor rispetto a altri, cioè tutta una cosa che va insieme, e dovrebbe essere la nostra istituzione primaria a dettare le regole, le condizioni, i tavoli di concertazione, più vicino alla base, come vorresti dire tu. Più vicino alla base, è ovvio, invece non è così. Il nostro direttore d'orchestra dovrebbe fungere appunto da direttore d'orchestra e sapere che per poter avere una buona musica, uso questa metafora, una bella musica, c'è bisogno di tutti i musicisti, no? Dal pianoforte al violino alla chitarra, insomma. E invece ognuno pensa di poter fare meglio il suo lavoro da solo, e così perdiamo competitività, stiamo perdendo competitività, perché cito il più grande organizzatore italiano, che è l'RCS Sport. RCS Sport, nonostante la sua prosopopea, la sua grandezza, le sue bravure, capacità, è in difficoltà a livello internazionale. Paga dazio anche lui rispetto a nazioni che hanno organizzatori più evoluti, più visionari e più attenti. E come, il tour, come il Tour, ma anche come la Vuelta, che è stata una sorpresa per me quest'anno. Hanno fatto dei passi da giganti in avanti. Ecco, vedi, e quindi vedrai, quindi anche pagano dazio anche loro, ma perché? Perché paghiamo la nostra cultura di pensare che andare da soli facciamo più strada. Ti blocco un secondo, io adesso mando tre piccoli spot, perché domenica 27 agosto ci sarà la Festa Rosa del ciclismo giovanile femminile a Città di Formigine, quindi parliamo di Emilia Romagna, che tanto ce l'ho nel cuore.
Poi dopo andremo sul 3 settembre con Castelfranco Emilia, gara ciclistica dedicata ad Alfonsina Strada, che tu conosci, è stata l'antesignana. Io non parlo di Alfonsina, vorrei tanto che andasse sui libri di storia e soprattutto nelle scuole. Ma è già nei libri, perché io... Ma no, come materia obbligatoria. Ah, materia, okay. La Alfonsina Strada, io l'ho intercettata nei libri di ciclismo, nei libri che raccontavano la storia della bicicletta. Poi dopo andiamo con Pavullo, dove la gara del 10 settembre sarà dedicata agli juniores. Poi parleremo anche di Baron con le sue classifiche speciali, ma intanto mando via questi piccoli tre spot e poi rientriamo con te. Grazie per la pazienza. Grazie a voi.
Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500 e per la tua nuova cucina fino a fine mese una TV LG 65 pollici in omaggio. Aperto anche la domenica. La Corsa delle Stelle di domani. Il 59esimo giro ciclistico internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed Elite rinnova la sua tradizione di manifestazione intesa come eccellente rampa di lancio per le carriere di tanti talenti in erba che, dopo essersi messi in luce sulle strade di questa storica corsa, hanno saputo recitare da protagonisti anche nel World Tour. Solo per citare gli ultimi campioni che sono saliti sul podio del giro ciclistico della regione Friuli Venezia Giulia, è bello ricordare Tadej Pogacar, Clément Champoussin, Andreas Leknessund, recente protagonista al Giro d'Italia dei professionisti, fino ad arrivare ad Emil Westringen, che qualche settimana dopo aver vinto l'edizione 2022 in un elettrizzante duello sul filo dei secondi con Nicolò Buratti, si è laureato campione d'Europa di ciclocross a Namur. Il giro ciclistico internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed Elite è organizzato dalla Libertas Ceresetto, società insignita della medaglia al merito sportivo e della stella d'argento del CONI, oltre che scuola di ciclismo fin dal 1963. Un sodalizio con 60 anni di storia che fa della passione per il ciclismo, della spiccata sensibilità nel porre al centro di ogni iniziativa il talento giovane e dallo straordinario legame con un territorio unico come quello friulano e giuliano i propri tratti distintivi. Anche nel 2023 il percorso disegnato da Danilo Morettuzzo è stato pensato per ciclisti completi che sappiano interpretare al meglio ogni diversa caratteristica delle strade solcate nel corso delle quattro tappe. Dal 31 agosto al 3 settembre la carovana del giro ciclistico della regione Friuli Venezia Giulia si impegnerà su quattro frazioni da correre a tutta, che metteranno a dura prova la resistenza atletica e l'intelligenza tattica dei 170 ciclisti in gara provenienti da tutto il mondo in rappresentanza di una trentina di squadre. La prima tappa, giovedì 31 agosto, 160 km da Palazzolo dello Stella a San Giorgio di Nogaro, si sviluppa sui lunghi rettilinei della Bassa Friulana, tra boschi di pioppi e vigneti, ed è adatta ai velocisti, che potranno far valere la propria gamba sul traguardo di Via Roma. La seconda tappa, venerdì 1 settembre, 157 km da Rivoli di Osoppo a Colleredo di Monte Albano. Si preannuncia spettacolare, perfetta per qualche colpo da lontano sui saliscendi delle colline moreniche ai piedi delle Alpi Carniche. Un velocissimo tracciato, ricco di brevi rasoiate con pendenze importanti, quasi si corresse un giro delle Fiandre che si concluderà all'ombra del castello che fu residenza di Ippolito Nievo. La terza tappa, sabato 2 settembre, 150 km, da Cordenon Sassauris, è la tappa dedicata agli scalatori e agli atleti che sanno dare il meglio di sé in salita. Dislivelli importanti, il passaggio a Peonis per omaggiare il mitico Ottavio Bottecchia, le salite al Passo Pura e l'arrivo in salita nella meravigliosa località turistica di Sauris, un gioiello incastonato nelle montagne della Carnia. Una frazione che darà spettacolo e determinerà gli equilibri del giro prima della giornata conclusiva. La quarta ed ultima tappa, domenica 3 settembre, 158 km, da Sesto alla Renghena a Trieste, taglia da ovest a est la regione, partendo dalle risorgive della Bassa Pordenonese al centro cittadino del capoluogo regionale. Una frazione insidiosa con le brevi salite a San Martino del Carso e sul territorio del Carso Triestino che anticipano la spettacolare planata verso Trieste, dove però l'arrivo in salita al piazzale della Cattedrale San Giusto. Ultimi chilometri da non sottovalutare che potrebbero anche riservare sorprese agli uomini di classifica e ribaltare ogni pronostico.
625 chilometri ricchi di adrenalina che offriranno agli appassionati l'opportunità di festeggiare il vincitore dell'edizione 2023 del Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed Elite. E chi saprà far scrivere il proprio nome sull'albo d'oro della manifestazione organizzata dalla Libertas Ceresetto sarà certamente una delle stelle del firmamento mondiale che applaudiremo nei prossimi anni. Tanto grazie Moreno per la tua pazienza, perché insomma io sono sempre stato abituato a dire, a invitare le persone in questa trasmissione, poi è chiaro che io dico la mia trasmissione è la più bella del mondo perché è mia, però devo ringraziare le persone che dicono sì, ti do un po' del mio tempo perché il tuo tempo in questo momento per te è preziosissimo e quindi mi stai donando tanto, quindi ti ringrazio, punto. Grazie a te, ci mancherebbe, lo faccio volentieri lo purché so. Il movimento possa comprendere e crescere. Io vorrei arrivare alla Adriatica Ionica Race, ma devi consentirmi per favore di pazientare un pochino. Non so se tu hai capito, io adesso spererò di avere qua ospite Panighello già invitato, verrà quando ci sarà una ufficialità. Però tra quello che è successo lo scorso anno e quello che sta succedendo ad oggi, a me sono spiaciute alcune cose che vorrei che tu mi chiarissi tra amici, senza che nessuno ci mettesse il pregiudizio. Lo scorso anno abbiamo passato, e io lo passerò per tutta la vita, come Pozzato, che è stato profeta in patria, è stato un grande organizzatore, ha portato dignità a un campionato mondiale grave, e oggi pare che le cose non funzionino più così, e che, tra virgolette, un altro organizzatore andrà in soccorso, l'UCI ha deliberato questa grande, voglio dire... La gente la pensa un po' in maniera un po' contorta, non è più meritevole di fare Pozzato un mondiale. Io la vedo grave come cosa. Pozzato ha fatto grandi cose, vorrei ristabilire un po' di ordine e meno pregiudizi, meno calunnie. Chiunque faccia il mondiale quest'anno avrà il mio appoggio, però non dimentichiamo coloro che hanno fatto delle cose prima. Perdonami. Non voglio metterti in difficoltà. Chiudi, andiamo a casa, Ma no, figurati, io non mi sono mai tirato indietro. Vedi, questo è un classico episodio molto grave, secondo me, molto grave, perché se andiamo a analizzare i vari passaggi, gli attori, soprattutto i protagonisti di questa cosa, è molto grave quello che sta accadendo, perché non c'è un passaggio, c'è un tentativo di sottrazione di un'assegnazione che c'è stata un paio di anni fa a un organizzatore nuovo come Filippo Pozzato, che si è messo probabilmente a fare le cose che gli piacciono, perché è ovvio, è stato un corridore importante,
e gli è capitato l'opportunità di poter organizzare un mondiale grave, credo, in cui lui è una disciplina che crede molto, e invece di affiancarlo, no, quello che dicevi prima tu, no, nascono le invidie, le frustrazioni, e quando uno si trova su uno scranno più grande della solita sedia che si siede a tavola, no, pensa di poter determinare. Cos'è successo, in poche parole? Il mondiale è assegnato all'Italia, quindi i due anni che ha Pozzato aveva, quindi non è assegnato a un singolo organizzatore, poi la federazione lo assegna a un organizzatore italiano. In questo caso, evidentemente, Pozzato ha alzato la mano e si è preso questa responsabilità. Quello che sta accadendo, al di là delle dicerie che io dico, o di qualche ritardo che ci può essere, no, perdonami, ma da quello che leggo io dico che la responsabilità di lui si ha per capire che non è assolutamente vero, io non la leggo così, non la leggo, perché l'evento è dell'UCI, però è stato assegnato all'Italia, quindi quando, se è successo qualche cosa, qualche inghippo, che non voglio neanche entrare nel merito perché non li conosco, no? Normalmente la politica affianca l'organizzatore, che è un italiano affiliato alla tua federazione, non alla federazione albanese, quindi lo vedi come un concorrente, no? E quindi lo affianchi e gli chiedi quali problemi ci sono e lo accompagni affinché questo mondiale si svolga nel territorio italiano, nei luoghi che lui aveva scelto, e poi evidentemente alla fine del mondiale ognuno va per la propria strada. Non è mai successo che tu, ente federale che hai avuto il mondiale grazie all'UCI, strada facendo, per il secondo anno consecutivo, per due anni di fila cambi l'organizzatore, è una cosa anomala. Qui ci sono, per la nostra federazione italiana, e non voglio far nomi, ma è facile intuire e capire, ci sono i buoni e i cattivi. Evidentemente Pozzato è un cattivo, perché dice quello che pensa, no? Evidentemente a questa federazione non va bene, ma la cosa peggiore è che dietro a tutto questo sembra ci sia dei pseudo, io li chiamo pseudo, e mi prendo tutta la mia responsabilità. Beh, poi chi vuole replicare, questa casa è aperta, lo sai. Pseudo dirigenti che hanno preso i voti dalla base, perché questi signori qua hanno preso i voti dalla base. Ma quale base? Argentini, scusami, quale base? Che io settimana scorsa ho mandato proprio una trasmissione, una replica, sul fatto proprio delle deleghe, che la erano quelle che inquinavano. Non facciamo confusione, cioè nel senso, purtroppo è sempre la base che consegna le deleghe, che dà i voti perché si realizzano le deleghe. Poi ovviamente io ero un delegato, te lo dico, perché a 62 anni ho imparato il valore delle deleghe, perché sono stato uno di quelli che è andato a votare, quindi... E ovviamente sono uno di quelli che ha preso ordini dal referente regionale su chi bisognava votare, ed è ovvio che noi votiamo per i nostri rappresentanti. Quindi ti posso dire per certo che sono stati votati anche da noi, diciamo, questi rappresentanti, che a sua volta vanno a sottrarre un mondiale a un suo figlio, a un affiliato. Cioè qui stiamo resentando un po' Le basi di quello che dovrebbe essere il vademecum o le attività di un rappresentante federale, nazionale, non parlo locale, nazionale e neanche regionale, perché di conseguenza se la federazione assegna il mondiale al Veneto, che a sua volta l'organizzatore è del Veneto, tu non puoi pensare di portarlo via a una provincia. Una domanda però, perdonami, un'altra provincia. Se è andato per il secondo anno, che è una cosa singolare, vuol dire che forse il lavoro di Pozzato era stato veramente importante e soprattutto riconosciuto da UCI, o sbaglio? Ma se avesse fatto una cagata, non avrebbero dato certo la precedente gestione federale gli ha assegnato il mondiale, evidentemente lo reputa una persona capace di poter organizzare ed assolvere tutti gli impegni finanziari. Bene, le cose sono cambiate, abbiamo capito. Sono cambiate, evidentemente qualcuno la pensa in maniera diversa. Ricordo sempre che la società di Filippo Pozzato paga le tasse in Italia ed è affiliata
alla Federazione Ciclistica Italiana, non al Mozambico, e di conseguenza è come che tu gli dai contro a, a una società che organizza delle gare di bambini. Moreno, che Moreno, se vogliono parlare qua possono venire, sì, noi diciamo anche delle cacchiate. Un'operazione politica clientelare vergognosa, io la reputo vergognosa. Bene, verranno qua se vogliono replicare, ok Moreno? Detto questo, non verranno perché non hanno il coraggio, perché la verità fa male. Detto questo, io amo e adoro le persone che si dedicano per i giovani. In questo caso parlo di Rino Baron, non so se tu hai il piacere di conoscerlo. Penso di sì, perché... No, non conosco questo personaggio, mai visto. Mai visto, vero? Mi ha solo massaggiato qualche volta. È un grande uomo che si occupa del giovanile, dove questa sua classifica sta veramente facendo un successo enorme. Poi abbiamo veramente dei capi e delle promesse, che oramai più che promesse sono quasi delle certezze, che si stanno battagliando ai vertici di questa classifica. Una classifica che quando è reale, quando è costruita in questa maniera, può suscitare anche interesse da parte dei protagonisti a migliorarsi e diventare un domani qualcosa di migliore di se stessi? Ma insomma, quello che fa Rino non serve che io lo ripeta, insomma, è uno dei tanti appassionati della bicicletta che ci mette il cuore quando fa le cose e cerca di farle nel migliore dei modi. In questo caso sta cercando di valorizzare una categoria e sta cercando di dare valore a questa categoria, soprattutto ai suoi protagonisti, che sono i ragazzi, no? E ovviamente li tiene ben in vista, gli dà i premi che meritano e stila ovviamente anche una graduatoria dei migliori, diciamo, atleti nazionali, credo, no? Mai come in questo momento. Io credo che fino a 10 anni fa i juniores erano una categoria da non tenere in considerazione, tra virgolette, perché erano bravi, erano già consacrati. Oggi li vedo veramente tanto in crisi, questa categoria. È una crisi esistenziale, non sapranno cosa faranno domani. Strada, pista, fuoristrada, grave, la paga, le certezze economiche che purtroppo vengono ogni volta deluse. Queste sono cose che dovremmo capire se vorremmo un ciclismo equo, con opportunità per tutti, oppure diciamo vabbè, mandiamole in vacca, facciamo quello che possiamo e buonanotte, facciamola veramente alla garibaldina. Sai, questo è uno delle cose, degli anelli deboli che parlavamo prima della filiera ciclismo, no? È da qualche anno che stanno battendo, diciamo, non dico la fiacca, c'è poco interesse in questa categoria partecipativa, ma probabilmente perché sono ragazzi che hanno una certa età, devono decidere se fare lo sport, se studiare, se andare a lavorare, insomma è una categoria molto importante. È ovvio che nel ciclismo non c'è posto per tutti, no? E quindi c'è una selezione anche qui naturale. Però è una categoria che andrebbe analizzata, probabilmente sta pagando anche le difficoltà di avere società dilettantistiche che li possono accasare e li possono far crescere ancora di più. O forse bruciare anche però. O forse anche bruciare, probabilmente stiamo pagando secondo me anche il passaggio, parliamo di 20 anni a questa parte, di tanti ragazzi giovani al dilettantismo, al professionismo, e così magari pretendi troppo all'inizio e magari li bruci. Io mi ricordo, anche portando il mio esempio, io ovviamente sono stato uno di quei corridori abbastanza precoce, ma rispetto ai migliori professionisti ci ho messo qualche anno per uscire, no? Quindi ho dovuto maturare. E presumo che sia uguale anche per questi ragazzi qua. Ci sono quelli che maturano presto e quelli che magari hanno bisogno di più, certo, anni, quindi dobbiamo avere la pazienza di farli crescere sia fisicamente, ma soprattutto con la mente, col cervello, e bisogna avere il coraggio di saperli aspettare. Invece io telegraficamente però, Moreno, Allora il centro studi della Isetti funzionava anche in questo senso qua, nel senso che dava possibilità ai corridori di maturare, ma anche ai dirigenti e anche agli allenatori. Era una sorta di scuola a 360 gradi, mi pare che sia stata un po' delusa questa cosa qua. Ma il centro studi secondo me è una cosa fondamentale ed è un patrimonio della nostra era,
era, sì, bravo, usiamo il condizionale, era un patrimonio, adesso mi pare sia stato smantellato, una cosa io dico, boh, anche qua non so, dov'è il progetto? Dov'è il progetto per poter far rinascere il nostro movimento? Anche, cioè, perché, anche perché bisognerebbe capire se in questi mondiali abbiamo capito che l'Italia non è che sia andata male, l'Italia anche in pista è stata ferma, sono gli altri che hanno progredito e tante di queste nazioni hanno veramente vezzeggiato e usato il centro studi, quello italiano, l'hanno esportato, allora, a casa loro. Gli attuali tecnici sono quasi tutti usciti dal centro studi che è stato messo in piedi, mi pare, negli ultimi 20 anni, no? Ecco, e quindi era forse da rilanciarlo, era da ampliarlo, da potenziarlo, e gli attuali tecnici sono gli stessi che c'erano prima, perché non è che ci sono tecnici nuovi, i ragazzi sono tutti cresciuti nelle varie società, pagati, stipendiati e sostenuti dalle famiglie e dalle società, perché se non ci sono le famiglie dietro non abbiamo i ragazzi. Dobbiamo dirlo che tante volte vanno in Coppa del Mondo a spese quindi loro. Tutto quello che sta uscendo è una normale, naturale, diciamo, evoluzione del nostro patrimonio, che è il nostro bacino d'utenza dei ragazzi. Poi è ovvio che se abbiamo personaggi come Villa o come altri tecnici, ben vengano, perché sono gente che ha, che esperti, gente che hanno, ma c'erano anche prima, non è che sono nuovi. Stai attento, concedimi di mandare le classifiche FVR Baron, se no ci fa un mazzo tanto, e ha ragione. Vai, vai, lì non ci mancherebbe, merita rispetto per tutto quello che fa, ma soprattutto anche un grande ringraziamento da parte di tutto il movimento. Classifiche. Ben rientrati amici di Scratch, il nostro ospite d'onore oggi in linea Skype. Io sono contrario, a me piacciono sempre in presenza, ma ogni tanto usiamo anche le tecnologie e soprattutto chiediamo in prestito un po' di tempo di questi protagonisti. Campione del mondo, ma non ha bisogno di presentazioni, Moreno Argentin, e oggi organizzatore. Abbiamo parlato un po' di tutto, volevo chiudere la parentesi degli organizzatori Moreno, perché i problemi del ciclismo ci sono sempre stati, ancora ai tempi di Omini, ricordo che c'erano delle diatribe, poi con Giancarlo Ceruti, anche lì una divisione totale, Carlesso, però posso dirti, io ho un po' di nostalgia di queste persone, perché comunque erano persone che alla fine, raschiando, amavano Capuzzo lo stesso, amavano il ciclismo, amavano lo sport, e pur facendo degli errori lo facevano in maniera, dico, pulita, senza, anche chiedendo scusa se avevano sbagliato. Ricordo Ceruti. Condivido con te questa analisi, perché io porto sempre un esempio di una società, diciamo, una società, delle tante società che io ho partecipato anche da professionisti, ma anche, possiamo fare un paragone anche nel mondo del calcio. Se prima non costruisci la società, non puoi pensare di avere una squadra vincente. Quindi, se noi non pensiamo di eleggere determinati personaggi nel nostro mondo, non abbiamo un grande futuro, io lo dico sempre, perché se abbiamo bisogno di menti pensanti, visionari, persone per bene, che ci mettono il cuore, non che fanno business, perché non abbiamo bisogno nei vertici federali, diciamo, di queste qualità. Abbiamo bisogno di persone che abbiano un certo spessore, altrimenti il movimento non crescerà, non troverà sbocco. Può darsi che la visione futura sia quella di segare tante società, come credo che avverrà, per dare più qualità, sarei anche d'accordo, ma certo che oggi, guardandomi alle spalle,
guardo a tutti coloro che hanno salvato vite umane, che sono quei ragazzini che con le loro pensioni e anche con le loro leggerezze molto probabilmente hanno salvato vite umane, togliendole dalla strada, certo, togliendole dalla droga, togliendole dalla, certo, delinquenza. Ma questo è il compito che noi abbiamo, dobbiamo ampliare la base di reclutamento, e per ampliare la base di reclutamento non possiamo fermarsi solo alle famiglie appassionate o che i ciclisti vengono fuori da ex ciclisti. Cioè, bisogna mettere mano, riuscire allargare, a entrare nelle scuole dove c'è la maggioranza del bacino e diventare, non dico solo delle società che avviano i ragazzi allo sport, però dobbiamo diventare qualcosa di più completo. Un po' più fashion. No, dobbiamo avvicinarci alle esigenze delle famiglie. Questo, noi dobbiamo aiutare le famiglie a crescere i figli e sperare che ce li diano, ovviamente, per poter fargli fare un percorso su degli impianti ben visibili, perché io dico il ciclismo non ha palestre, adesso è arrivato il momento che il ciclismo deve avere delle palestre a cielo aperto dove poter far crescere i ragazzi, ma non solo ciclisticamente, anche culturalmente, anche scolasticamente, secondo me noi potremo avere degli impianti che possono dedicare ed affiancare le famiglie nella crescita dei bambini. Allora sì, puoi sperare che ti diano il bambino che possa avviarsi nel mondo dello sport. Lo hai detto tu, materie di scuola e ciclismo con le storie di Alfonsina Strada, di Bartali, quelli dovrebbero essere materie di scuola. Ma speravo molto che questa tornata dirigenziale potesse mettere sul piatto un progetto che ovviamente non è facile. Non è mai troppo tardi, io me lo auguro. No, però, ma qui vivono la giornata e vivono soprattutto per salvare la loro posizione. Hanno diritto di replica. Però. Hanno diritto di farlo, certo. Ma anche di replica. Ma io ormai sono passati 3 anni, ci mancherebbe. Oramai è finita, sì. I primi 6 mesi gli ho dato possibilità, ma adesso c'è poca speranza, secondo il mio punto di vista. Ti vedo un po' critico, e comunque. Come sempre. Ma vabbè, ma la critica è sempre. Io credo che la critica sia fondamentale per migliorarsi. Moreno, ti dà onore il fatto che non hai cercato di portare questa trasmissione pro bono alla tua causa. Parliamo adesso in conclusione dell'Adriatica Ionica Race, che per me è bella, l'Adriatica Ionica, io le conosco tutte, l'Adriatica mi piace da morire, a Tirreno lo stesso, lo Ionio da morire, un progetto che avrebbe bisogno di essere riconsolidato, e se potessi darti una mano te la darei con tutto il mio cuore, perché credo che sia una di quelle manifestazioni strepitose che vadano tenute come nello scrigno più importante ti porti nel cuore in eredità dei tuoi genitori. Dai, guarda, ti ringrazio di questa. Io sono contento quando vedo il movimento che funziona, e al di là di quello che faccio io, che ovviamente ci sto mettendo il cuore per realizzare quello in cui credo, no? Che non è solo una corsa in bicicletta. Io non ho mai pensato di organizzare una corsa in bici. Io quello che sto facendo, voglio cercare di essere utile ai territori, e tant'è che proprio in questi giorni abbiamo iniziato a pubblicare le clip che abbiamo girato con i nostri testimonial, quindi Silvio Martinello che racconta la parte tecnica e Daniele Marcassa che racconta la parte culturale, storico, enogastronomica dei territori. Ecco, già vedendo questi filmatini vi potete rendere conto che a noi la corsa ci interessa, sì. Avremo 18 squadre alla partenza, tra cui 3 squadre World Tour, però ci interessa utilizzare, diciamo, questa forza mediatica della bicicletta per promuovere i territori e le loro eccellenze. Quindi è una corsa completamente diversa da tutte. Quest'anno l'abbiamo ridotta appunto a 3 giornate per mancanza ovviamente di risposte dalle altre regioni, perché questa è la nostra situazione economica. Ne facciamo 3, ma fate bene. Il prodotto sarà realizzato con format di 70 minuti, distribuito in 100 paesi al mondo, quindi diciamo il nostro lavoro lo facciamo ugualmente. Sì, ma spero che qualche immagine me la darai, cacchio. Ma guarda, stiamo definendo proprio adesso con Mama Rai, perché bisogna partire da Mama Rai, come tu ben sai. Che salva, che ogni tanto salva.
La catena non si sa mai, non si sa mai, ci può essere anche la diretta streaming che noi avremo modo di girare e diffondere un po' dappertutto, insomma. Le date? Siamo noi i produttori. Le date? Per la prima volta e di conseguenza speriamo di poter scrivere noi le regole, tutto qua. Le date? Le date 22 settembre e 24 settembre, la prima tappa sarà in Abruzzo, da Corropoli a Trasacco, la seconda tappa in Puglia da Conversano a Castellaneta, la terza tappa e ultima in Calabria, la splendida Calabria, da Cassano allo Ionio fino a Crotone. Tu parlavi prima di alcuni spot che avete mandato, mandami che io li metto volentieri in onda, quelli saranno sicuramente senza guarda, nessun tipo di copyright. Guarda, nei nostri canali Facebook e Instagram trovate tutto, poi ovviamente se hai piacere non è un problema veicolarli anche dalle tue parti. Mi fa tanto piacere, Moreno, io tanto grazie. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata, pensavo durasse 5 minuti, invece cazzo non si può. Ma guardi, e ci siamo anche abbastanza limitati perché ci sarebbe da stare una giornata. Sì, un giorno mi devi raccontare le tue vicissitudini in quel di Bassano delle Grappa, che ancora oggi si ricordano di quelle ma sono passati giorni. Tanti anni, pensa che ho trovato Rino Piccoli proprio 15 giorni fa con molto piacere da un amico, che l'ho trovato lì e insomma mi è fatto piacere rivederlo ancora perché era uno dei fautori, dei protagonisti, dei protagonisti, come dici te, dai. E insomma, sì, è vero. Insomma, in bocca al lupo, anzi, crepi, o oh, viva grazie. Il lupo. 22-24 settembre. E noi ti aspettiamo qua quando vuoi. Grazie Nicola, grazie infinite dello spazio. Un bacione, buona caro. Ciao. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.